Buonasera. La serata volge al termine, mi affaccio un attimo sulla vostra bacheca per segnalarvi che ci sono le elezioni in Sardegna e che quindi ci sarò anch'io prima delle elezioni. Sarò venerdì sera a Santa Teresa di Gallura per l'evento di chiusura di un collega e amico che ha richiesto la mia presenza, che è il collega Dario Giagoni, che era, prima di essere parlamentare, era stato responsabile regionale del Dipartimento Economia, insomma, della struttura del partito. E spero di incontrarvi. Credo che siate tutti consapevoli, in particolare, visto che i primi a esprimervi sarete voi in Sardegna, dell'importanza di tenere botta, perché in questo percorso che ci conduce verso le elezioni europee, quello della Sardegna è una prima tappa molto interessante. Seguirà, come sapete, l'Abruzzo, dove sono impegnato più direttamente, insomma, è la regione dove sono stato eletto e dove sono per forza di cose più presente nel territorio. So benissimo quante energie si profondono per depotenziarvi. Pensate a tutto il meccanismo dell'antipolitica che ha infinite sfaccettature, per esempio alcune trasmissioni televisive coraggiose e indipendenti, quando poi le vai ad analizzare, quando vai a vedere a che risultati mirano o semplicemente a che cosa si riduce il loro messaggio, sono singolarmente assonanti con il messaggio dell'antipolitica. So anche che, lo vedete anche voi, che ora che la antipolitica, diciamo, ha fallito, perché la sua manifestazione più esplicita, cioè quella impersonata dal Movimento 5 Stelle, ha tradito uno per uno tutti i punti del proprio programma con una meticolosità veramente che, se fosse stata applicata a fare il bene, avrebbe prodotto grandi risultati, a partire dal famoso, credo fosse un cantante rock, Michael PD, no? Mai, no, Michael PD, sono in italiano, non Michael come Michele. Bene, a partire dal famoso Michael PD che ricordiamo, passando per tutta una serie di, diciamo, critica all'Europa votando la von der Leyen, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto che voglio sollevare però è questo: loro sono stati così espliciti che è stato evidente anche la ritrattazione di quello che qualcuno vi aveva indicato però fin dall'inizio essere un progetto di conservazione dell'esistente. L'antipolitica non convince più molto e allora si va sulla apolitica. La apolitica è appunto la logica dell'astensione. Tanto non cambia niente, dal voto
5 Stelle perché si sono magnati tutto, come ricorderete in un libro che forse avete letto, si sono magnati tutto, tutto, si passa al non voto più niente perché anche i 5 Stelle si sono magnati tutto. Guardate, ve lo dico spassionatamente, a me personalmente non cambia nulla e forse sta anche bene così se buttate via nella raccolta indifferenziata dell'astensione un vostro voto. Ma perché? Ma perché, come dice sempre Claudio Borghi, alla fine le percentuali dei risultati dovranno sempre sommare a 100, quindi in realtà quelli che stanno cercando di indurvi a non votare e pensando di ridurre il nostro numeratore, cioè che ci siano meno voti per noi, in realtà potrebbero, a conti fatti, accorgersi che stanno riducendo il denominatore di tutti, cioè che quei pochi voti relativamente di meno che ognuno otterrà saranno una percentuale relativamente più grande di un insieme di persone che andranno a votare relativamente più piccolo. I mercati più sottili, dicono gli economisti, sono anche più volatili e quindi chi cerca di lavorare per rendere sottile il mercato del voto potrebbe essere vittima della volatilità. Ma il punto non è questo, il punto è che desidero che riflettiate sul fatto che le opportunità di esprimersi non sono tantissime e che da una parte in Sardegna è evidente avete il partito della von der Leyen, il partito che ha rivendicato di aver eletto la von der Leyen, il partito che ha rivendicato quindi di aver eletto la persona che nel tentativo di salvare l'industria di un paese, la Germania, ha sacrificato in nome di un'agenda green dissennata, che poi neanche la Germania era in grado di, come dire, di sostenere, le industrie e il benessere di tutti gli altri paesi sostanzialmente dell'Eurozona e dell'Unione Europea. E quindi quando andate a votare in Sardegna, se votate per il centrodestra in particolare, devo dirlo, se votate per la Lega, state in quota parte, ed è una rilevante quota parte, dicendo anche di no alla signora von der Leyen e all'Europa che lei ha in testa, un'Europa subalterna alla Cina, un'Europa costruita a misura di Italia, non per aiutarla, ma per andarle addosso, l'Europa del PNRR, che, come tante volte abbiamo detto, è un progetto, oggi lo dice anche il Financial Times, è un progetto sul quale si devono nutrire dei dubbi. In Italia non si possono, però si dovrebbero, la cui unica certezza sembra essere che è l'espressione più alta di quello spirito europeo, che consiste nel fatto che ci si viene a dire che cosa noi dovremmo fare con i soldi nostri. Quindi io vedo, perché partecipo naturalmente anche nel mio collegio, insomma, all'elaborazione delle liste, vedo tanti discorsi sulla tanta filosofia sulla distinzione fra il voto delle amministrative, perché tu devi scegliere la persona del territorio e un voto che è più legato alla persona, che all'ideologia, oppure più cinicamente è un voto che, diciamo, le strategie politiche sono più legate alle persone che hanno un consenso locale, che hanno pacchetti di voti, non possono essere legate a messaggi ideologici. L'ideologia c'è sempre. E il messaggio che si dà è sempre un messaggio che ha più livelli di lettura.
quello che farete, come vi spiegherò meglio di persona quando avrò il piacere di venirvi a trovare nella vostra isola meravigliosa, verrà letto a Roma e verrà letto a Bruxelles. Ed è qualcosa che potrà rafforzarci, rafforzare noi che stiamo cercando di difendervi dalla follia delle case green, dalla follia della censura sui social, dalla follia dell'arresto, del carcere, se osi dubitare della religione che oggi chiamano scienza, da tutte queste cose qui, ecco, voi potete scegliere se indebolirci o rafforzarci. Io sono sicuro che avremo dei buoni risultati, perché sono sicuro che rifletterete su quello che vi sto dicendo. E visto che sono imbottigliato, se non vi svegliate ci sarà un governo mondiale e non conterete una mazza. E appunto, è quello che vi sto dicendo. Ma noi siamo abbastanza svegli. Diciamo che sulla governance sovranazionale non potete certo accusare la Lega di non essere attenta, atteso che stiamo sollevando da tempo dubbi sull'Unione Europea, che siamo noi quelli che hanno fermato il MES, che in questo momento noi, in particolare, a dire il vero, Claudio Borghi, ma sostenuto dagli altri, stiamo combattendo una battaglia contro l'OMS. Quindi la risposta qual è? Che tu non vuoi il governo mondiale e allora voti i 5 Stelle per andare contro la Lega che è contro il governo mondiale? Ragazzi, cioè, non ci dobbiamo svegliare noi, noi siamo quelli che vi hanno aiutato a svegliarvi. Il problema è che occorrerà fare pace col cervello, essere freddi, essere razionali e capire dove si vuole andare. Volete andare verso più Europa, verso più governo sovranazionale o verso più Italia, verso più capacità decisionale a casa vostra? Questa è l'alternativa. Grazie Alessia, i tuoi complimenti sono sempre molto graditi, però diciamo l'importante è che il messaggio raggiunga il cervello di tanti altri. Sì, lo so. Il Movimento 5 Stelle, i simpatici ortotteri in questo momento sono forti perché stanno cannibalizzando il PD sostanzialmente. Il PD si dedica a temi talmente insulsi da essere diventato incredibile, non credibile come forza di opposizione, quindi un pezzo, diciamo così, della forza, dello smalto che sta recuperando il 5 Stelle è dato dalla incapacità del PD di costruire un discorso ideologicamente, idealmente coerente. C'è un grande vuoto e questi qui lo occupano. D'altra parte però una serie di disastri che sono stati fatti, appunto, a partire da, attenzione, perché qua voglio dire, come si fa a ragionare sul riproporre un commissario europeo che è stato eletto per 7 voti e che ha messo l'intera Unione Europea in grossissime difficoltà con un'agenda green che viene rifiutata in questo momento da tutte le principali aziende del settore green? Cioè, insomma, questa cosa è ardua, ma non voglio fare una critica perché capisco perché succede. Succede perché nella governance europea, che è sufficientemente delirante da farci capire quanto sarebbe delirante una governance mondiale, si intersecano vari livelli. E quello che, diciamo così, dobbiamo tenere sempre
nel nostro retrobottega mentale è che la maggioranza parlamentare conta il giusto, poi c'è la maggioranza in consiglio e c'è anche l'orientamento politico del governo tedesco, che in questo momento è ancora a trazione socialista, come sapete, socialdemocratica. Va bene, io degli elementi di riflessione ve li ho dati, grazie per la compagnia, ci vediamo a Santa Teresa di Gallura.